io ho debuttato con Strehler, non chiamata da lui, ma chiamata da Paolo Grassi, che era il suo... Lui era il regista e Paolo Grassi era l'amministratore, diciamo, del piccolo teatro. Ecco, lo Strehler, quello che vediamo in piazza, che non mi ricordo come si chiama quella piazza, dove c'è il teatro Strehler, Largo Greppi, che è stato dedicato da un po' di anni a Largo Greppi, che fu un sindaco di Milano. Io non abitavo ancora a Milano. E credo, dico bene, se qualcuno se lo ricorda può anche correggermi, però dovrebbe essere così. E nel 65 io feci un disco che si chiamava Milva e i canti della libertà. Questo disco fu pensato da mio marito, Maurizio Corniati, piemontese, io abitavo a Torino, ci siamo sposati quando io avevo 21 anni e nel 60, io sono nata nel 39, quindi ho 71 anni oggi. E no, non c'è bisogno di applaudire per l'età, anzi, a differenza del nostro amico Marchesi, che ha detto: non mi dispiace invecchiare. Io dico: ma col cavolo, mi dispiace molto invecchiare, non è vero che è tutto così, che tutte le età sono belle. Io mi sono ammalata e ho dovuto anche rinunciare a ciò che è il mio lavoro, a ciò che è stato il mio lavoro fino a poco tempo fa. Però, vabbè, adesso salto di palinfrasca, ma io mi sono dimenticata di avvertire il piccolo teatro, che io avevo detto a tutti, avevo detto a alcuni giornali che non avrei più lavorato perché ammalatami e ad una gamba e protrusioni nella schiena, io non ero più in grado di, non sono più in grado di stare in piedi con sicurezza. Allora, ma questo impegno io ce l'ho ancora, perché mi sono dimenticata di mandare un certificato medico al direttore del piccolo teatro. E questa cosa io l'avrei nel mese di marzo, 4 serate allo Strehler. E quando lui mi ha telefonato e mi ha detto: ma Milvina, il direttore del nostro grande teatro, Milvina ha detto: mi son dimenticata, ma adesso facciamo una conferenza stampa e io avverto che purtroppo non sarò in grado di farlo. Ma cosa dici? Ti metteremo un trono, ti metteremo una seggiola, ti metteremo un qualche cosa, insomma, dove tu possa stare appoggiata. E io ho detto: io spero, perché la voce non ne ha sofferto, ma tutto il resto sì. Allora io ho un leggio dove leggerò i testi di questo spettacolo, che si chiama, ve l'ho fatto per 2 anni consecutivamente negli anni passati, La variante di Lüneburg. La variante di Lüneburg è un romanzo scritto da Maurensig, che spero che uno di voi l'abbia letto. È uno dei più bei libri scritti negli ultimi 15 anni, vinse anche un premio Strega, mi pare.